God bless you. Così il vescovo di Sumonaval, Vangelo Spina, saluta i profughi ospitati in città nell'ex IPAB in corso video della Casa Santa dell'Annunziata. Il preso l'ha incontrato gli immigrati nell'ambito della visita pastorale che sta ultimando in alcune comunità del centro storico. Nei giorni scorsi ha tenuto incontri anche con borghi e sestieri, commercianti, anziani, associazioni e gruppi parrocchiali. L'accoglienza è la carta d'identità del cristiano, non si può rimanere indifferenti di fronte a un fenomeno così drammatico. Per noi è un dovere dare aiuto e sostegno ai profughi. Lo faremo quando ce ne sarà bisogno. Con la nostra Caritas diocesana, ribadisce Spina. Adesso sono stati affidati a questa cooperativa, a questo gruppo di persone, però siamo sempre 24 ore su 24 ore, dico io, a disposizione per qualsiasi aiuto e intervento da parte della Caritas diocesana e di questa chiesa locale, perché l'accoglienza è un dovere umanitario. Ma è la carta d'identità del cristiano. Il cristiano, se non ama e non dà aiuto, come fa ad essere cristiano? Gesù ha detto: voi siete la luce del mondo e il sale della terra. Allora bisogna illuminare, ma anche dare aiuto e sostegno. E il miglior modo per dare aiuto e sostegno è proprio rendersi presenti, non invadere la loro vita, ma saper accogliere e poi orientare su quella via che è l'integrazione, non solo culturale, ma l'integrazione sociale. Presenti all'incontro anche alcuni rappresentanti della Casa Santa e volontari del Comitato Sine Solo, che con oltre 300 professionisti coadiuvalente nell'assistenza dei profughi, e il parroco di Santa Maria della Tomba, Don Gilbertus Quategui. Per loro c'è spazio anche nelle nostre comunità parrocchiali, molti sanno cantare, li coinvolgeremo. Siamo tutti fratelli e i fratelli abitano nella stessa casa. Il cristiano deve avere un cuore senza frontiere, questo è il messaggio lanciato da Don Gilberto. C'è lo spazio perché la comunità parrocchiale è una comunità cristiana e Cristo ci insegna che il cuore è sempre aperto, mai chiuso. E allora le porte sono spalancate perché noi siamo fratelli e i fratelli vivono nella stessa casa. Soddisfazione è stata espressa da Monica Alexis, residente sulmonese di origine africana. Abbiamo visto i nostri amici che facevano a gara per scattarsi una foto con il vescovo, li abbiamo visti tutti sorridenti, segno che stanno vivendo bene, ha sottolineato la donna. Stanno adesso iniziando piano piano a abituare a tutto, la città, il cibo, è tutto adesso bello per loro, sono molto più felice.